scelgo? Cosa uso? Dilemma di tanti biker. Certo, il mercato non vi sta facilitando le cose, perché free ride, marathon e chi più ne ha più ne metta, cross country, downhill, ci sono un sacco di famiglie e di sottofamiglie, sia di misure che di taglie. Ovviamente c'è chi è fortunato ed ha la possibilità di scegliere tante biciclette in base a quello che è la cosa che vuole andare a fare, per cui se vuole una bici molto ammortizzata può andare a fare il free ride. Chi vuole una bici per fare lunghe percorrenze potrà fare una bici dalle geometrie più semplici, ma anche più proiettate verso l'avantreno, con le tacche manubri un po' più lunghe. Uno stratagemma che ho visto essere molto utile è: sì, fate il posizionamento in interno, ma vi dirò una cosa un po' strana. Andate via con un vostro amico che ne sa, mettetevi un bel torque o una chiave a brugola in tasca e provate a fare la discesa con diversi assetti di attacco manubrio per trovare qual è l'assetto migliore che va. Ragazzi, adesso vi do un consiglio per divertirvi tanto e spendere poco. Io in questo momento ho una bici sola a casa. Quando devo fare uscite da 4 ore metto un attacco manubrio negativo e tiro via tutti gli spessori. Vado a farmi queste uscite, per cui pedalo molto bene e do attenzione alla pedalata. Quando voglio divertirmi con un altro tipo di amici, quelli più scalmanati, sapete cosa faccio? Metto degli spessori sotto il manubrio e metto la pipa dritta. Così praticamente ho il doppio dell'assetto con la minima spesa.